L'esperanto è una lingua internazionale pianificata o artificiale parlata da circa 2 milioni di persone. Tutti affermano che l'esperanto è molto semplice rispetto alle altre lingue e che si può imparare in poco tempo, a differenza di altre come ad esempio l'inglese. Ma com'è possibile tutto ciò? Vediamo come funziona. Am è la radice legata all'amore. In esperanto tutti i sostantivi terminano in vocale O. Dunque amo vuol dire amore. E questa è la nostra prima parola. In esperanto la lettera J suona come una I e quando si trova a fine parola indica il plurale. Quindi amoi significherà amore. Tutti gli aggettivi che indicano qualità terminano in vocale A. Ama, amoroso. E siamo già alla nostra terza parola. Gli avverbi di modo maniera terminano in vocale E. Ame, amorosamente. Tutti i verbi all'infinito escono in I. Quindi ami, amare. La vocale U a fine parola indica l'imperativo e la coniugazione è la stessa in tutte le persone. Amu, ama, amate. As è la desinenza del presente ed è uguale in tutte le persone. Mi amas, io amo, tu ami, egli ama, eccetera. Is è la desinenza del passato. Mi amis, io amavo, tu amavi, egli amava, noi amavamo, voi amavate, essi amavano. Os è invece la desinenza del futuro. Mi amus, io amerò, tu amerai, egli amerà, noi ameremo, voi amerete, si amerà. Per concludere abbiamo us, la desinenza del condizionale. Mi amus sarà io amerei, tu ameresti, egli amerebbe e così via. Puoi applicare queste 10 desinenze base dell'esperanto in qualsiasi altra parola e trasformarla così in altre 10 nuove parole. Quindi il segreto sulla facilità dell'esperanto sta nelle sue regole grammaticali, che non presentano alcuna eccezione, e nella sua grande flessibilità. E se aggiungessimo un prefisso a questa parola? Mal è un prefisso che indica il contrario di una parola. Abbiamo già visto che il sostantivo amo significa amore. Malamo è il contrario di amore, quindi odio. E possiamo anche applicare le 10 desinenze e formare così 10 nuove parole riguardo all'idea dell'odio. Vediamo. Malamoi, odi. Malama, odiato. Malame, con odio, fieramente. Malami, odiare. Malamu, odia. Mi malamas, io odio. Mi malamis, io odiavo. Mi malamos, io odierò. Mi malamus, io odierei. E altro ancora, ovviamente la coniugazione resta uguale in tutte le persone. Oltre ai prefissi, possiamo aggiungere anche dei suffissi, ovvero delle piccole parole che vanno a fine parola. Il suffisso eg indica grandezza, quindi amego, grande amore. E possiamo anche qui applicare le 10 desinenze base così da formare 10 nuove parole riguardo l'idea sulla grandezza dell'amore. Ad esempio, vediamo come funziona per un verbo. Mi amegas, grandezza del verbo amare nel presente. Mi amegas, quindi, io ti amo da morire. E già siamo a 22 parole, ma possiamo anche applicare le altre desinenze e ottenere in tutto 30 parole. Quindi abbiamo detto che in esperanto è possibile combinare parti da varie parole, come in un Lego, per formarne molte altre. Imparare l'esperanto è divertente, come giocare ai Lego. L'esperanto moltiplica, dove le altre lingue invece aggiungono. Per ogni parola nuova imparata, è possibile moltiplicarla grazie alle 10 desinenze base dell'esperanto per formarne altre. Potete anche moltiplicare attraverso 46 affissi per formare 460 parole da una sola che avete imparato. Ma ogni parola può avere anche più di un affisso, quindi potete moltiplicarla ancora con i 46 affissi e formare 21.160 parole. Attraverso ogni nuova parola imparata, il tuo vocabolario si moltiplicherà di 1000 volte. L'esperanto moltiplica le parole. Adesso clicca sul video e guarda l'intervista di giovani uomini provenienti da diversi paesi raccontare quanto velocemente hanno appreso l'esperanto.